Questo programma è offerto da Palermo, incidente mortale, vittima un giovane misilmerese. Bagheria, 30° anniversario della marcia antimafia. Sport, pari per il rosa, il Trapani vola. Spettacolo, stilisti isolani conquistano le passerelle milanesi. Palermo, incidente stradale. Sabato notte di sangue lungo viale Regione Siciliana a Palermo, attorno alle 5 del mattino. Vittima stavolta un 27enne residente a Misilmeri. Per Roberto Milito, questo è il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare. Infatti, il ragazzo è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate, mentre il passeggero, Antonio Sucato, che viaggiava con lui, resta ancora ricoverato in condizioni critiche al civico di Palermo. L'auto, su cui viaggiavano i due, una Peugeot 206, si è schiantata violentemente contro un albero all'altezza di via Perpignano in direzione Catania, finendo poi accartocciata su se stessa. Sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto la salma del giovane Roberto, che era rimasta incastrata dopo l'impatto. Il PM Anna Maria Piccozzi ha prontamente aperto un'inchiesta per verificare ed accertare tutte le eventuali cause che hanno scatenato questo incidente, che, ad oggi, è il terzo avvenuto dall'inizio dell'anno. A Misilmeri è già polemica, infatti non sembra che il cordoglio ed il minuto di silenzio previsto per l'inizio della sfilata dei carri, voluto dall'amministrazione comunale, abbia placato le roventi discussioni, dato che parte della cittadinanza chiede di annullare in toto la cerimonia. Carini, la storia infinita della morte apparente. I figli di Grazia Bruno non si sono ancora rassegnati alla morte della madre e continuano a sostenere che si tratti di un caso di morte apparente. La donna, residente a Carini, per cause ancora poco chiare, non ha subito il rigor mortis ed i figli si sono così convinti che la loro madre non sia in realtà deceduta, nonostante l'elettrocardiogramma dica esattamente il contrario. Dopo un tira e molla con l'amministrazione comunale, terminato con un'istanza che ne ordinava la chiusura della bara e la sepoltura, la famiglia ha celebrato i funerali, chiedendo però di riesaminare il corpo. La bara resterà così fino a mercoledì nel deposito del cimitero del paesino in provincia di Palermo, proprio per escludere qualsiasi altra ipotesi e dare ai familiari, ancora increduli, la certezza della morte della loro congiunta. Questa mattina siamo stati ospiti del comune di Villabate, dove abbiamo chiacchierato con il vice sindaco Francesco Giglio, che ci ha parlato della 30esima marcia per la pace, dell'utilizzo dei beni confiscati alla mafia e della graduatoria dei cantieri di servizio. Sono passati 30 anni dalla marcia della pace ed ecco che il comune di Villabate e la popolazione viene sensibilizzata al 31esimo anno. Cosa ci aspetta, cosa succederà? E adesso il comune di Villabate aderisce a questa manifestazione a distanza appunto di 31 anni e lo farà con una delegazione ufficiale. Saremo presenti con il nostro gonfalone, con i nostri amministratori e saremo lì per dire che Villabate è contro la mafia, senza tentennamenti ma con grande decisione. Questo vuole essere per noi un motivo di orgoglio, vuole essere non l'antimafia parolaia ma quella fatta di azioni concrete. Siamo partiti dal basso cercando di recuperare la credibilità che il nostro comune merita e lo abbiamo fatto coinvolgendo le scuole, le associazioni, le parrocchie, attraverso un intervento integrato che è Villabate percorsi di legalità. Ringrazio per questo la dottoressa Giuseppina Tesauro, che per noi è un faro e un prezioso aiuto che ci sta appunto guidando in un percorso di rinascita e di crescita, e saremo a Bagheria e a Casteldaccia proprio per testimoniare che il nostro paese vuole esserci con forza e con grande determinazione.
come si organizzerà questa marcia? Beh, la marcia avrà due momenti importanti. Intanto la promozione dell'evento è sempre affidata al centro Pio La Torre e ci sarà un primo momento a Casteldaccia dove verrà esposta una prima insegna della nuova via che proprio prenderà il nome del trentennale della marcia antimafia che Pio La Torre ha voluto e seguirà un corteo poi da Bagheria, dalla scuola Cirrincione fino all'altro punto in cui inizia la strada che collega appunto Bagheria a Casteldaccia, su cui ci sarà un momento in cui le autorità potranno intervenire e si snoderà un corteo. Per quanto riguarda i beni confiscati, abbiamo saputo che sono stati appunto assegnati al comune di Villabate 10 di questi beni. Adesso come verranno impiegati? Ma intanto consentitemi di dire che è stato molto emozionante partecipare a questa cerimonia presso l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia, alla presenza del prefetto Caruso. È stato bello perché c'erano altri comuni come San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, c'era la stampa e in quell'occasione abbiamo avuto modo di dare una testimonianza di una nuova Villabate che appunto cerca il riscatto da tutto ciò che è stato il male che la mafia ha provocato. Si tratta di 10 civili abitazioni e il prefetto ci ha anche annunciato una prossima assegnazione che segue appunto una nostra manifestazione di interesse. Obiettivo dell'amministrazione è quello di cercare di alleviare il disagio sociale che deriva dall'emergenza abitativa e quindi ci stiamo attivando e stiamo attivando i nostri uffici preposti per cercare di assegnare questi immobili a cittadini bisognosi. Palermo, incidente sul lavoro in Corso Vittorio. Durante dei lavori di pulizia dentro un'abitazione in via Calascibetta, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele a Palermo, Francesco Paolo Rizzuto, 48 anni, è caduto da una scala sbattendo violentemente la testa per terra. A chiamare i soccorsi è stato il cognato, impegnato con lui nei lavori. I medici del 118 hanno ritenuto opportuno trasferire l'uomo all'ospedale civico, dove è ricoverato per diverse fratture e trauma cranico. La prognosi rimane riservata. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri che dovranno accertarsi sulla presenza dei sistemi di sicurezza previsti per compiere i lavori. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Miss Ilmeri, lunga lista di reati rilevati dalle forze dell'ordine nelle zone tra Brancaccio e Miss Ilmeri. Più di 15.000 euro di sanzioni avvenute nella scorsa settimana per evasione fiscale, detenzione illecita d'armi, mancata autorizzazione per lo scarico di olio esausti e liquidi inquinanti nelle fognature. Questo controllo territoriale sta avvenendo grazie al piano d'azione effettuato dalla collaborazione tra Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia Provinciale. Perlustrate finora le zone di Brancaccio, Sperone, Roccella, Corso dei Mille, Oreto e Torrelunga. Tra i denunciati anche un palermitano dipendente RAP che gestiva insieme al figlio un'officina fantasma in via Padre Cusmano, nel comune di Miss Ilmeri. Dentro la dichiarata officina sono stati ritrovati circa 1000 litri di gasolio e altrettanti di olio motore. Da una prima indagine pare che questo carburante sia stato sottratto per poi essere rivenduto ad un prezzo più che concorrenziale. Continuano i controlli. Bagheria, scandalo al cimitero.
A seguito degli incresciosi fatti accaduti nei giorni scorsi con i ritrovamenti dei resti di cadaveri carbonizzati al cimitero delle cittadine a Bagherese, il sindaco Vincenzo Lomeo ha istituito una task force speciale che, lavorando al fianco delle forze dell'ordine, cercherà di fare luce sull'accaduto per valutare gli eventuali provvedimenti da intraprendere. Sulla questione si è espressa anche la presidente del Consiglio Comunale Caterina Vigilia, che ha esternato il suo sdegno per quanto accaduto ed ha rinnovato la sua fiducia per l'operato di magistratura e forze dell'ordine. Palermo. Rapinato un camionista a Borgonuovo. Un uomo di 33 anni, Maurizio Vaccaro, disoccupato con precedenti penali, è stato arrestato perché avrebbe partecipato, insieme ad un complice, all'aggressione di un camionista nei pressi di Borgonuovo. Pare che i malviventi abbiano effettuato la rapina mentre il camionista stava effettuando una consegna nei pressi di Piazza Armerina a Borgonuovo. I due si sono avvicinati con volto coperto e armi da fuoco alla mano, riuscendo a farsi consegnare 500 euro. Poi hanno rinchiuso la vittima dentro il furgone. Continuano le indagini dei carabinieri per individuare l'altro aggressore. Agrigento. Gara sul web a chi beve di più. Ragazzo in coma. Una terribile moda arrivata dall'America sta spopolando in Europa e purtroppo anche in Sicilia. Si deve bere 1,5 litri di birra tutto d'un colpo. Il tutto deve essere filmato per dimostrare di aver sostenuto la prova. Infine, il video deve essere caricato sui social network. Se si supera la prova, si devono nominare gli amici che sono, in un certo qual senso, obbligati ad accettare la sfida. Si forma così una catena pericolosissima, soprattutto per il nostro corpo. Se il nominato non accetta la sfida, deve pagare allo sfidante 24 bottiglie di birra. Sarà insultato e soggetto ad alcune punizioni. Questo gioco, con cui alcuni giovani si sentono alla moda, ha prodotto il risultato di un sedicenne in coma etilico. Fino a ieri il giovane si trovava ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio in coma tra la vita e la morte. Fortunatamente i medici sono riusciti a salvarlo da un'intossicazione acuta di alcol causata da questo gioco denominato Neck Nomination. Di questo gioco si può morire, perché farlo? Se lo fate per seguire la moda, siete voi a creare la moda. Siate alternativi e dite no a questo insulto alla vita. Bagheria, catena di solidarietà per Don Filippo Custode. Più di 500 cittadini si sono radunati sabato sera davanti alla chiesa del Santo Sepolcro per testimoniare la loro solidarietà nei confronti del 33enne parroco Don Filippo Custode. Nei giorni scorsi aveva subito un grave atto intimidatorio. Molti sacerdoti e collaboratori presenti per dimostrare il loro affetto. Famiglie, giovani, anziani e bambini alle 19 si sono radunati per formare una catena umana e pregare. A chiudere la manifestazione di solidarietà al parroco un gesto di pace tra tutti i partecipanti. Palermo. Due spaccini fermati a Piazza Indipendenza. Erano padre e figlio. È accaduto nella villetta pubblica di Piazza Indipendenza. Un padre e un figlio sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dei poliziotti in borghese hanno notato i due che, seduti in una panchina, hanno effettuato lo scambio sospetto di un sacchetto. Dapprima è giunto il figlio, che si è inizialmente seduto su una panchina, guardandosi continuamente attorno. Poco dopo è toccato al padre, che è giunto con in mano un sacchetto di plastica. Durante lo scambio, la polizia ha bloccato i due, trovando addosso al più giovane 8 dosi di hashish già perfettamente confezionate. Nel sacchetto del padre, invece, vi era una panetta di circa 150 grammi. Gli agenti hanno poi perquisito l'abitazione dei due spaccini, dove hanno trovato e sequestrato altre dosi di stupefacenti. Bagheria. Rinviato il lancio di monete dal comune. Tantissima la folla, ma nessuna moneta caduta dall'alto. Tutto rinviato davanti al comune di Bagheria, dove la massiccia presenza di gente ostacolava perfino coloro che volevano semplicemente passeggiare. Gaspare Richichi, bagherese di 29 anni, aveva divulgato un lancio di 2.800 monete dal balcone del municipio di Corso Umberto. Erano presenti persone in gravi difficoltà economiche che si spintonavano alla ricerca della postazione migliore sotto il balcone del sindaco, ma nonostante ciò non erano presenti le forze dell'ordine. Intorno alle 18.40, Mister Richichi ha appeso una tela all'ingresso del comune, nella quale appare scritto che Mister Richichi e il sindaco Lomeo si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse, rispettivamente istituzionali e artistiche, per la realizzazione di attività che possono condurre ad una riflessione collettiva sul concetto di corruzione. In un comunicato stampa si dice che il lancio è stato posticipato di 4 settimane e questa volta, al fianco di Richichi, ci sarà anche il sindaco Lomeo. I promotori dell'iniziativa hanno anche detto che le monete aumenteranno da 2.800 a 3.500. Quello che non è successo ieri funge da specchio della disagiata situazione bagherese all'inefficiente amministrazione comunale. Non ci resta che attendere 4 settimane, ma anche no. Ci sarà questo lancio?
Sì, ci sarà. E quando? Fra 4 settimane, invece di 2.800 monete euro, la gente ne avrà 3.500. E perché non oggi? Perché oggi ho chiuso col sindaco questo accordo, il patto per la corruzione. È un accordo per la città di Bagheria, uniamo le mie risorse artistiche e le sue risorse istituzionali per avviare un lavoro sulla corruzione contro Bagheria, affinché si possa generare una riflessione collettiva su questo tema, sulla corruzione. L'immissione di liquidità nel sistema continua, però grazie a questo accordo tra 4 settimane, invece di 2.800 monete euro per Bagheria ce ne saranno 3.500. Siamo qui con Adalberto Catanzaro, gallerista e promotore di questa iniziativa. Ma cosa è successo? Non c'è stato nessun lancio? Sì, il lancio non c'è stato ed è quello che abbiamo voluto oggi proporre alla città di Bagheria. Non è che altro un patto tra il sindaco e Mister Chichi, perché il sindaco Lomeo ieri sera a un vertice a Palazzo a Villa Cattolica ha deciso di aiutare Mister Chichi in questa sua impresa del lancio delle 2.800 monete e abbiamo creato questo patto, questa mattina firmato e oggi riprodotto in una grande teca che potete trovare davanti al comune di Bagheria, e abbiamo stabilito che fra 2 settimane ci riporteremo qui davanti a questo balcone con il sindaco Lomeo che leggerà un comunicato sulla corruzione e con un lancio invece di 2.800 a 3.500 monete che ho aumentato di altre 600 per aiutare questa città e per far capire che la crisi economica e comunque la crisi d'immagine possono essere possono portare alla luce Bagheria a livello nazionale. Cosa ha a che fare questo lancio con l'arte contemporanea? Ah, di molto. Oggi l'arte contemporanea non potete pensare che è solamente il quadro, la pittura, le installazioni, ma anche può essere anche una performance. La performance di Chichi non è il lancio, la performance di Chichi è la comunicazione. Noi tramite la comunicazione abbiamo portato tutta questa gente dai comuni limitrofi, abbiamo portato persone a vedere Bagheria e abbiamo avuto anche la telefonata di alcune emittenti locali a livello nazionale che si sono incuriosita da questo lancio. Vero o non vero, intanto questo lancio è stato un portatore di riflettori verso Bagheria. Ma non crede che questo lancio si possa tramutare in qualcosa di incontrollato tra la gente per la crisi economica che vive Bagheria in questo momento? Io penso che oggi la classe politica si deve prendere le sue responsabilità. L'arte contemporanea può fare delle provocazioni che possono mettere in risalto i problemi di una città. E la crisi economica è un problema di queste città, perché non mettere in risalto con un lancio a favore dei poveri? La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sport, Palermo 1-1 al Barbera, pareggio amaro per il Palermo in casa contro lo Spezia, dopo un inizio spumeggiante da parte dei padroni di casa. Hernandez, infatti, porta subito il rosanero in vantaggio con un cross di testa. Il Palermo non sbaglia, eseguendo un match magistrale almeno fino alla metà del secondo tempo. Poi l'attenzione cala e con essa la prestazione del rosanero, fino ad arrivare all'episodio che sconvolge la partita, la punizione battuta da Scozzarella che vale il pareggio finale.
Adesso il Palermo è chiamato a reagire sabato prossimo in casa contro il Bari per allungare ulteriormente sull'Empoli, che nel frattempo ha trovato i 3 punti a Padova. Trapani, vittoria contro il Modena. Il Trapani di Roberto Boscaglia mette le ali e vola sempre più in zona playoff, conquistando 3 punti d'oro in casa contro il Modena di Novellino. Gol di Basso e Mancosu. La squadra granata adesso è quarta a 4 punti dalla promozione diretta in Serie A. Serie A. Tonfo esterno del Catania, che perde l'importante sfida salvezza contro il Chievo. I rossoazzurri sono usciti sconfitti per 2-0 contro la squadra dell'ex rosanero Corini. A decidere l'incontro sono stati il francese Thoreau, sul rigore concesso dall'arbitro Orsato per farlo di mano di Alvarez, e, nel secondo tempo, il gol del regista che vinse Rigoni, che fisse il risultato sul definitivo 2-0, beffando con un pallonetto di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione il portiere Andújar, in uscita. Per gli uomini di Maran si tratta della prima sconfitta dopo 4 risultati utili di fila, che avevano dato speranza di risalita agli etnei, e relega la squadra siciliana al penultimo posto in classifica con 19 punti, a meno 2 dalla zona salvezza. Domenica 2 marzo alle ore 15 il Catania cercherà il riscatto in casa del Genoa. Sport, pallanuoto. Il Telimar non passa col Visnova. Ancora una giornata negativa per il Telimar, che ha ospitato la Roma Visnova alla piscina di Viale del Fante. La partita si è conclusa 9-11. I padroni di casa erano scesi in vasca con grinta e determinazione, ma nella seconda metà del terzo parziale subiscono 4 reti in pochi minuti. Nonostante la giornata di grazia di Capitan Zubic, i ragazzi di Quartuccio non riescono ad avere la meglio contro un avversario ostico e maggiormente determinato. La gara si è svolta in sostanziale parità fino alla metà del terzo tempo. Poi i padroni di casa subiscono un crollo che permette a Pappacena di segnare 3 reti. Nell'ultimo quarto la reazione del Telimar non basta. La gara si conclude 11-9 in favore degli ospiti. Milano, stilisti isolani conquistano le passerelle. L'anima e i colori della Sicilia sbarcano alla settimana della moda milanese grazie all'eclettismo di alcuni giovani stilisti provenienti dalla Sicilia. Da Messina, Marco De Vincenzo ripropone le luci e i colori delle olie con cromature accese e ricerca di materiale di prima qualità, dal macramè al camoscio. In passerella anche il modicano Daniele Carlotta, noto alla cronaca per aver disegnato l'abito di sposa di Belen. La sua collezione incarna lo spirito della Sicilia barocca, con ricami d'oro e balze. Presente anche il palermitano Alessandro Enriquez. Il suo mood è invece quello della ragazza giovane e allegra, che ama i colori classici come il bianco, il rosso e il blu. Villa Abate, carnevale in piazza. A distanza di anni ritornano in piazza Villa Abate i festeggiamenti per il carnevale. L'iniziativa è stata promossa con entusiasmo dall'amministrazione comunale, con un occhio di riguardo al bilancio. Si invita dunque la cittadinanza a partecipare in massa domenica 2 marzo alle ore 15 alla festa pubblica che si terrà a Piazza Marconi. Seguirà la sfilata lungo le vie del paese fino a Piazza della Regione, dove ci sarà tanta musica, esibizioni di scuola di danza e animazioni per bambini. Saranno inoltre offerte per tutti i partecipanti chiacchiere e sfincette che saranno preparate direttamente in piazza. Questo programma è stato offerto da un
Una felice giornata a tutti gli italiani che guardano il meteo.it, previsioni per lunedì 24 febbraio 2014 e una nuova settimana che inizia per noi. Fantastica giornata, lo possiamo dire, piena di sole su gran parte delle nostre regioni, clima piacevole, deboli venti settentrionali, cielo limpido. Vediamo che cosa ci dice il nostro dettaglio grafico. Al nord cieli limpidi di un azzurro intenso su tutte le regioni. Ecco, questo magari non si vede proprio tantissimo dalla nostra grafica, ma sarà davvero una bellissima giornata per noi del nord. Qualche nube avanza dai settori occidentali nel corso del pomeriggio, ma senza arrecare alcun disturbo. Guardiamo le regioni centrali, anche loro vedete dominate da un cielo sereno ovunque e con qualche nube sparsa solamente nel pomeriggio. Clima davvero piacevole anche in questo caso. Anche nelle regioni meridionali possiamo notare come il tempo sia molto buono, il cielo si presenterà praticamente sereno o poco nuvoloso, da segnalare solamente qualche nube in più sul Gargano e associata delle piogge, ma migliorerà nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni nevose sulle nostre montagne, i venti soffiano tutti debolmente e dai quadranti settentrionali in Adriatico. Diamo un'occhiata anche alle temperature a questo punto, minime con 0,3 gradi al nord, 2,7 gradi al centro e 3,8 gradi al sud. Di giorno prevediamo invece 10-13 gradi al nord, vedete fino a 16 gradi al centro e 14-18 gradi al sud. Bene, l'aggiornamento finisce qui per il momento. Più di un milione di mi piace sulla nostra pagina Facebook e il contatore non vuole fermarsi. Aiutaci a raggiungere questo obiettivo anche su Twitter e Google Plus. Diventa nostro fan, il meteo.it, dove la meteo è a portata di tutti.